Siamo al Bosco degli Ulivi di Lentella perché Claudio Braciglio, che è il titolare, ha raccolto diciamo, una idea di Arnaldo Mariotti che a sua volta su impulso del professor Sciarra aveva elaborato un progetto che si chiama che oggi vi spiegheremo, lo porchi annati. Ovviamente eh, a supporto di questa eh, proposta e di questa iniziativa a questo punto che Claudio ha raccolto c'è cioè l'associazione Agri, Agri Promoter e il comune di Lentella. Allora ehm, faccio una premessa per poi, intanto poi possiamo anche andare a vedere il posto, vabbè, faccio una premessa per capire di cosa parliamo. Avendo noi organizzato il prodotto topico con quella che si chiama Professor Indagine sul campo abbiamo verificato tre o quattro cose. Primo, ogni comune di quest'area, ma non solo di questa, ha un proprio prodotto topico che è il prodotto del luogo. La metà dei comuni, almeno la metà, organizza con questo rispettivo prodotto una propria sagra. Tutti, sia quelli che organizzano le sacre che quelli che non le organizzano, eh, ostentano con orgoglio etnico questo prodotto. Però, e qua c'è il deficit proprio, tranne che diciamolo francamente, al comune di Agnone, dove il prodotto topico è il formaggio, c'è abbinata la filiera topica, cioè anche ciò che produce il prodotto e del luogo, in tutti gli altri comuni. Prodotti topici non hanno le filiere topiche, allora noi vogliamo incendivare e collegare eh, il prodotto topico alla filiera topica. Per intenderci, non ci piace molto che le ventricine del Vastese siano fatte con i maiali dell'Ungheria. Per fare questo, Char e Mariotti hanno non è che si mettono a fare gli allevatori a questa età quindi non abbiamo interessi diciamo imprenditoriali hanno lanciato un'idea che Claudio ha raccolto che è di stimolo a tutti e cioè iniziamo a coltivare o a allevare in loco quello che poi ci servirà per i prodotti topici questo ci consente anche perché parallelamente abbiamo lanciato alcune iniziative a supporto per questa idea di sviluppo tornando al locale, a supporto ci sono iniziative come il turismo di ritorno, la banca della terra ehm, e altro, gli incubatori di, di impresa e soprattutto una cosa di cui mi occuperò io, i corsi di formazione, perché per arrivare all'aggancio tra il prodotto topico e eh, la filiera topica dobbiamo formare le persone, i politici, gli imprenditori e gli attori sociali. Senza la formazione si vanno a comprare i maiali in Ungheria. Questa diciamo, è la premessa, però eh, magari passeggiando, cioè andando a vedere dove Claudio ha messo questi maiali, eh, adesso spieghiamo. Meglio, meglio sviluppiamo questa premessa, spieghiamo meglio il progetto. A partire, vogliamo dare subito la parola al sindaco o prima a Mariotti? No, prima il, prima il sindaco, prima il sindaco. Grazie. Ma niente, questo è un progetto in cui noi crediamo. Siamo contenti che il professor Sciarra dell'Università d'Annunzio, l'onorevole Mariotti, abbiano avuto quest'idea che noi raccogliamo, ringrazio Claudio chiaramente per averci messo a disposizione la struttura e quindi il terreno in cui questi maiali saranno, staranno allo stato brado, non allevati, staranno allo stato brado. Speriamo questo lo dice sempre l'onorevole Mariotte io sono d'accordo con lui, noi non facciamo gli imprenditori, non dobbiamo fare gli imprenditori, ma dobbiamo essere di stimolo affinché qualcuno, qualche ragazzo, qualche giovane possa intraprendere questa iniziativa e se noi riusciremo nel giro di qualche anno ad avere qualcuno, che farà questo lavoro, sicuramente avremo raggiunto il, il risultato. Eh, il prodotto topico è stato il volano di questa iniziativa, eh, la prima edizione è andata benissimo, la seconda credo che andrà meglio, speriamo che questo possa aiutare anche un po' l'economia di questo territorio che sicuramente ne ha bisogno con prodotti al naturale, prodotti buoni. Ventricino, porchetta, salumi in genere, olio che Claudio produce in carciofi tutto quello che c'è sul, sul nostro territorio. Quindi adesso mai, poi magari passeggiando, come dice Orazio, parleremo anche, anche di altre iniziative che sono in programma nel prossimo futuro. Sì, allora, intanto sono veramente contento stamattina di avere da una parte il professore Sciarra e dall'altro Raffaele Grilli che è il rappresentante di Slow Food perché queste cose che noi vogliamo fare come diceva prima Orazio è il sindaco sono cose che devono avere una volta si diceva una sovrastruttura culturale insomma, no? cioè nel senso che non può rimanere qual è il ragionamento noi abbiamo fatto questo bel lavoro di riscoprire una serie di prodotti topici e di ridarlo a valore, di rimetterlo insomma, anche in concorso facendo questa cosa. Ora, dai prodotti topici noi dobbiamo far uscire fuori un sistema locale per lo sviluppo. È così? Un sistema. Quindi ogni prodotto deve avere la sua, il suo distretto produttivo. Naturalmente ci sono i capifila, c'è il capo e la coda. Ora, la coda, ma che diventa, diciamo l'attore principale perché è diciamo, front office con, con il consumatore e il ristoratore ora il ristoratore che vuol far parte di questo distretto di questa filiera corta ma soprattutto, soprattutto deve essere tracciabile e quello che porta a valore è il banchiere, insomma, no? quello che alla fine fa i conti con i soldi. Insomma. Però dietro la banca ci sta il risparmiatore, ci sta il lavoratore, ci sta l'imprenditore. Quindi la filiera diciamo, ha il, eh, il, diciamo, il ristoratore che è in contatto con il consumatore, con l'utente, ma alle spalle ha tutta una serie di produttori che è collegato su quel prodotto. Quindi questo è il distretto, questa è la filiera a cui noi, noi pensiamo e naturalmente noi che cosa dobbiamo mutuare? Il messaggio, la filosofia giapponese che è quella sulla produzione industriale della tol, total, quality. total quality, cioè ogni anello della filiera deve fare la qualità totale, in modo che la somma dei prodotti e delle trasformazioni, non diminuiscono la qualità, ma l'aumenta, che alla fine il prodotto finale che viene consumato e contiene in sé, sul piano culturale, sul, come ci dice il professore, sul piano della tradizione, sul piano della storia, tutta una qualità, che è, diciamo, il retaggio di, della nostra storia. So. Non è che ce la invendiamo, invendiamo quest'oggi qua, qua nell'agro di lentella. So. Quindi, se parliamo di prodotti come la ventricina o come la porchetta, chi è il capofila di questa filiera? È il porco, è il maiale. Ora, se questo maiale parte bene e viene allevato bene, è chiaro che poi noi potremmo avere un prodotto finale di qualità totale. Insomma. Quindi è molto importante, ma dico pure che questo vale per ogni prodotto. Vogliamo parlare di una zuppa di, 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 di legumi? Anche la zuppa di legumi può avere la sua qualità totale, perché la zuppa si può fare pure con i surgelati, ma se noi vogliamo fare un ragionamento insomma, no, di eh, zuppa eh, come prodotto topico di questo, di questo territorio, è chiaro che deve essere un, eh, una zuppa dove... Tutti i produttori dei, eh, diciamo, dei ceci, delle fagiole, delle, delle di tutto quello che mettiamo dentro, compreso le verdure, devono essere tracciati e tutti lavorano per la qualità di quel prodotto che poi viene presentato dal ristoratore con tante di pompa magna, di cappello sulla testa insomma, e camice adeguato. Ecco, io penso che un territorio, se scopre questa filosofia di sviluppo... Alla fine non solo recuperiamo delle aree che sono interessantissime, insomma, no, che oggi sono abbandonate, tra l'altro noi pensiamo pure alla Banca della Terra, un altro progetto che, che va dentro questa filosofia, ma avere l'idea di un sistema produttivo come sistema complesso, pluridistrettuale, nel senso che dentro al sistema... Ci sono tanti distretti produttivi per quanti sono i prodotti topici. Questo è, la, è, la, è il ragionamento e quindi stamattina facciamo questa operazione, come diceva Orazio, di vedere non perché ci vogliamo mettere a fare gli allevatori, ma noi dobbiamo fare sulla storia del maiale, dell'allavamento e della trasformazione quello che egregiamente gli abruzzesi sono riusciti a fare con il vino. Ora ci sta la vigna a cespuglio. Ci sta la vite a spalla e ci sta la vite a tendone, sempre ove è? È lo stesso vitigno. Quindi, se parliamo, può essere il Montepulciano, può essere il Trebbiano, può essere il Pecorino. Ma l'allevamento cambia, il sistema di allevamento. Tutti devono avere una grande qualità, ma naturalmente è chiaro che la forma di allevamento della vite, e in questo caso la forma di allevamento del maiale, fa una qualità superiore. Perché se io voglio diciamo, allevare il maiale in braccio, eh, è chiaro che quello eh, mi costa molto di più, però eh, naturalmente allevo un, un bambino, come se fosse una creatura. No, quindi il costo poi del prodotto, diciamo, materia prima maiale, ma anche del prodotto finale, è direttamente collegato al livello della qualità. Io voglio fare la cosa 10 stelle, non la 5 Stelle, non mi basta più 5 stelle. Quindi, perché dico questo? Perché noi non dobbiamo né scandalizzare né impaurire. Perché se noi facessimo un ragionamento ideologico da comisti dici no, ma i mariani non si più, ma sallevano solo come dice Mariotti e il professor Sciarra. eh no? Perché questo diventa un danno poi per l'economia. Allora... Ci saranno, saranno ancora i maiali allevati allo stato semibrado in stalla. Quello che non deve esserci più, eh? Eh, certo. il maiale che viene ingrassato appeso. Questo è una violenza contro la natura e contro, contro la vita: la vita e poi la salute, la salute di chi lo consuma. Insomma. Quindi, in questo senso, noi diciamo che stiamo presentando questo luogo dove poi. Tra l'altro abbiamo fatto, con, grazie a Claudio Bracilio, un recupero di un investimento mal riuscito del passato, perché stiamo parlando di un'area recintata che era stata fatta credo dalla provincia o dal, eh, dai cacciatori insieme per fare l'allevamento delle lepri. Quindi un'area recintata che stiamo per scoprire, eh, molto ampia. Ora noi ricicliamo questo, questa area, recuperiamo un investimento che era stato abbandonato e ci facciamo l'allevamento, naturalmente un allevamento pilota, un allevamento dimostrativo, perché poi speriamo che ci siano altri imprenditori che diciamo, seguono questa nostra, questa nostra eh, diciamo, indicazione, questo nostro questa nostra messaggio e magari poi... Ci sia una concorrenza vera, no? Il maiale come lo allevo io sta meglio di come lo allevi tu, perché io lo faccio stare un po' all'ombra e un po' sotto la quercia. Deve essere un sistema vivo, no? un sistema vivo, competitivo, che ognuno ci mette dalla cultura dentro. Insomma. No, cioè, se facciamo questo, intanto ritroviamo quello che tu, non so, ci dici sempre, l'orgoglio territoriale. L'orgoglio territoriale e quindi l'orgoglio di essere abitanti, produttori e consumatori in questa terra che è una terra a cui vogliamo bene. Allora, naturalmente vi ringrazio per la presenza e vi presentavo l'area che sarà destinata all'allevamento dei maiali. Allora, eh, se riuscite a vedere i contorni del terreno recintato, che va dall'angolo là sopra com comprende questa piccola pianetta eh, con semi naturali all'interno per l'alimentazione animale alla macchietta di bosco. Questa è un'area di eh, praticamente eh, 7 ettari, 7 ettari recintati, quindi è abbastanza grande. Eh, secondo come dire, eh, um, i canoni di un buon allevamento a terra eh, di maiali può contenere fino a oltre 100 capi a oltre 100 capi adesso noi partiremo naturalmente con, eh, con un po meno eh, perché diciamo sperimentale sotto tutti gli, gli effetti se guardiamo nella parte più bassa quella macchia più verde dove c'è cannuccia eh, la cannuccia è tipica di terreni ricchi di acqua eh, quella macchia più bassa è un lago di 7000 metri dove a largine rotto defluisce l'acqua quindi oggi è un lago Lago inesistente e prossimo, prossimo veramente il ripristino di questo lago con, eh, diciamo, un'azione, una sinergia fra la mia azienda agricola e un'importante industria acqua di lentella, la terlite. Eh, perché, eh, intanto, sono da vario tempo che noi collaboriamo con questa azienda, questa azienda si serve di tutti i nostri prodotti agricoli, per esempio per i regali natalizi ai propri dipendenti o regali di rappresentanza e eh, loro eh, diciamo, devono, vogliono ripristinare un'area naturale, abbiamo individuato qui quest'area, per cui il ripristino di questo lago che cosa comporterà? In linea d'aria noi siamo, la piana fluviale, eccola qui è vicinissima, saremo a meno di un chilometro dalla piana fluviale, quindi qua eh, potranno parcheggiare tutti gli uccelli acquatici, eh, tutti gli animali di passo stagionali che già esiste, però diciamo, renderemo con questo progetto eh, la cosa fruibile e visibile anche all'esterno. Del resto esiste per esempio una grandissima percentuale di turismo eh, che è fatto solo di osservazione e questa è un'area che si presta benissimo. Vi ricordo che la mia è un'azienda eh, diciamo pre prevalentemente di produzione olivicola, noi facciamo oli monocultivar diciamo che siamo stati un po' pionieri in questo. L'azienda è abbastanza grande, conta 5.000 piante di proprietà e circa 4.500 in affitto. Quindi diciamo nel panorama abruzzese rappresenta una delle aziende più grosse in Abruzzo. Abbiamo, produciamo 7 monocultivar e andiamo sul mercato. Con monocultivar. Naturalmente, questa idea, avendo noi a disposizione questa bellissima area eh, che era prato incolto, e quindi ci siamo attrezzati con una recinzione, rete antigatto naturalmente, perché qualora quando arrivano i maialini piccolini sono predabili. Eh, da noi è arrivato anche il lupo. È un animale che non conoscevamo più, invece oggi eh, l'avvistamento del lupo qua è eh, praticamente continuo. Perché è arrivato il lupo? Perché c'è una ricchezza di cinghiali e quindi il lupo si alimenta con il cinghiale e, e quindi ce l'abbiamo. Naturalmente sono piccoli. Ho piccolissimi gruppi, non sono branchi di lupi però, e la, la presenza è arrivata. Come del resto sono circa dieci anni che la presenza del capriolo eh, si è ripristinata qui, non c'era più, adesso c'è. Tornando all'allevamento, allora, eh, l'allevamento è recintato con una rete di due metri, rete antigatto, eh, con degli spiazzi interni di ombreggio per gli animali, e cominceremo questa produzione con soli otto capi, con soli otto capi eh, vedremo in maniera sperimentale naturalmente perché l'obiettivo è di crescere eh, piano piano vediamo, vedremo di allargare poi le produzioni, eh, gli spiazzi interni ho detto che ci sono, ci sono delle coperture molto basse, Diciamo anche non visibili da questa eh, distanza, che sono le sale da parto. Per il momento ne sono montate solo due, molto, molto basse perché l'animale deve pressoché accucciarsi, vuole ripari molto, molto bassi. Ehm, cominceremo questa produzione, vi ho già detto, con otto capi, eh, che penseremo nell'arco dopo la prima stagione di triplicarla già e naturalmente è molto importante l'avvio della trasformazione successiva e in base a questo, insomma, faremo crescere, parliamo da un minimo eh, a triplicare la produzione in avanti, insomma. Io sono estasiato da una mattina che vede una progettualità in vista della realizzazione di quanto in più di un incontro si è andato ad elaborare per ideare una progettualità definita che risponde a un grande criterio. Il criterio è quello di riappropriarci della forte identità, dei grandi tesori che noi già siamo. Io ho titolato un mio studio per la regione Abruzzo tempo fa e adesso uno scritto all'interno di un volume che va all'Expo 2015, l'aristocrazia gastronomica in Abruzzo, dove aristocrazia non ha nulla a che vedere con nobiltà che può essere ereditaria e che può essere il prodotto di un artefatto. L'aristocrazia dal termine greco, Ariston, significa il meglio, cioè ciò che la selezione dei secoli produce lasciando sopravvivere ciò che è meglio per l'uomo. In questo caso noi forse non abbiamo particolarissimi meriti, dico l'abruzzo, ma dico il vastese, dico la zona di Lentella perché a scale diverse l'identità è di tutti. E in questo caso noi non dobbiamo vantare meriti particolari, dobbiamo solo renderci conto, constatare per noi e trasmettere agli altri che siamo il prodotto di una civiltà di oltre 3000 anni. E quindi, se c'è una selezione darwiniana per le specie animali, ma c'è una selezione darwiniana per le civiltà, per i saperi che attraversano i quadri storici e se sopravvivono nella lunga durata, diciamo la vendricina per citare. Il caso più emblematico di questo territorio ci sarà pure una ragione. Sarebbe scomparsa nei secoli se non avesse dato adempimento ad un livello alto di qualità che soddisfaceva i bisogni e che era via via la costruzione comunitaria non individuale di una serie di contributi che alla fine si concretavano in un prodotto che assumeva un'identità definita. C'è dietro di questo c'è l'intera storia, l'apporto individuale di migliaia di persone di migliaia di sperimentazioni per prove ed errori si procede nel quadro della civiltà fino a che si arriva a qualche cosa che poi noi definiamo topico in quanto raggiunge una relativa stabilità che è un'identità forte e dell'eccellenza di quel mondo. Ora, non è mistero per nessuno che in tempi recenti l'idea che ci sia una contaminazione di ibridi su scale molto più larghe di quelle dei singoli territori, invece di produrre l'arricchimento reciproco, quello che io una volta inaugurai come presa dalla facoltà di scienze sociali come la scena etnica, cioè... Tutti gli studenti, le più varie provenienze, ognuno porta il miglior piatto della sua zona e ognuno lo offre agli altri. Quello ha un senso perché ognuno porta la sua identità e arricchisce quella degli altri. È un dono che consente di ampliare la sfera delle ricchezze individuali scambiando con le ricchezze degli altri. Invece che sta succedendo? Che alcune singolarità che sono quelle solo scelte perché danno una vantaggiosità di convenienza e di profitto, nessun altro motivo, perché se noi andiamo a prendere un maiale che viene prodotto in posti lontanissimi, dove, ricordo, c'è addirittura il caso dell'alimentazione zero, cioè non costa niente alimentarlo, per il semplice motivo che viene allevato sotto gli allevamenti di polli, tutte le feci dei polli se li mangiano, dopodiché, gli danno gli scarti anche degli ospedali e costoro, incuranti delle conseguenze tragiche che si producono, poi dal punto di vista della salute, commercializzano un prodotto a bassissimo costo che viene a contaminare come la mela marcia che distrugge un intero gesto di mele buone, mentre non esiste il caso inverso, è una legge dell'entropia fisica in cui un gesto di mele marcia venga bonificato da una mela buona. Allora che succede? Che noi siamo a un caso non di ibridazione feconda dello scambio reciproco del nostro meglio, c'è cioè un incontro di aristocrazie vantaggiose. Noi siamo alla contaminazione. Della peggiore dequalificazione di mele marci dappertutto è una metafora per dire che il maiale è pessimo: che l'oliva a 3 euro è impossibile da noi e viene riciclata in un modo incredibile in quattro passaggi. Con la connivenza sia di produttori non nella libertà del mercato, ma in un mercato drogato in cui impongono un sottoprodotto di bassissima qualificazione ma poi con la connivenza di chi non vuole la tracciabilità, di chi non vuole la valorizzazione locale per quale motivo? Per il motivo molto semplice che come avviene per le sementi se io impongo un monopolio, altro che il pluralismo delle libertà di mercato che vogliono la competizione di tutti, è un'imposizione artificiosa di un monopolio in cui una sola specie di maiale a bassissimo costo che è costruito con condizioni che già in partenza si sanno saranno nocive per il consumatore, che quindi produrrà l'apparente vantaggio economico iniziale solo per chi lo produce, ma poi produrrà costi sociali incredibili per riparare le malattie e i guasti che produce. Allora, in questo caso, l'unica possibile difesa poiché non è ancora scomparso ciò che preesisteva in 3.000 anni di storia, non possono, pochi anni dell'età tecnotronica, perché per avere l'idea semplice è che la civiltà agricola ancora tra le due guerre esisteva, poi siamo passati. A una civiltà industriale, poi siamo passati a una civiltà telematica, l'ultima è tecnotronica. Inutile dire le sottigliezze per cui si qualifica come tale, ma è data da una tale concentrazione che va dal sistema dei controlli informatici generalizzati, per cui esiste una sola centrale che sorveglia l'intero mondo. Se vogliamo dare i nomi, si chiama Google, che presta i suoi servizi sia i servizi segreti dell'Occidente che della Cina, purché controlli tutti. Allora, mentre accade questo, siamo alla presenza di grandi concentrazioni di monopoli antiliberistici, i quali, come nel caso della grande concentrazione tecnotronica, dappertutto e a qualsiasi livello, impongono il peggio con le surfetazioni, con le copie, con la concorrenza sleale, che consentono. Di eliminare i prodotti di eccellenza per sostituirli con quelli dannosi di bassa qualità. Quindi, se non ci fosse rimedio, noi dovremmo solo difenderci di volta in volta con dei sistemi di protezione che dovrebbero andare dalla sorveglianza locale, perché l'Endel ha una sovranità. Noi non dobbiamo pensare che la scala piccola in un Abruzzo che a sua volta è una scala piccola non ci consenta delle azioni di autosufficienza e di autosovranità. In questo caso la sovranità locale, che è anche la forma di tutela rispetto a un'invasione letterale che surroga quella che una volta era la guerra, oggi si chiama la imposizione monopolistica di un commercio fasullo. In questo caso noi abbiamo il diritto di rivendicare le sovranità locali per tutelarci e fare sbarramento. Basterebbe semplicemente dire che la tutela della salute è un bene talmente primario, garantito costituzionalmente, che tutto ciò che mi danneggia lo respingo. Ma abbiamo poi non solo da dire no, ma da dire sì. E il sì qual è? che mentre ci salvaguardiamo da questi attacchi impropri e dannosi, abbiamo altre cose che anche dal punto di vista non solo salutistico, non solo della qualità, non solo dell'aristocrazia, non solo dell'esercizio della sovranità territoriale, ma dal punto di vista dell'eccellenza, noi ci riempiamo la bocca di eccellenza, dell'idea, io addirittura dico... Aristocrazia, nel senso che una selezione di 3.000 secoli di 3 anni di storia, se sopravvive, varrà qualcosa, ma è anche un'altra cosa fondamentale, che è ciò che noi siamo, perché in ogni luogo, dal tipo di acqua al tipo di terreno, il tipo di coltivazione. C'è anche il tipo di cultura e se non viene espropriata, annullata, contaminata, ibridata, la cultura è un elemento di lunga durata che ancora ci caratterizza. Cioè siamo animali simbolici, gli uomini hanno bisogno di fatti materiali ma conditi di valori simbolici. Se io ho un'offesa da parte di qualcuno posso reagire, però sapete bene che se dal punto di vista simbolico mi si vuole fare una grande offesa mi si tocca la punta del, male, del naso. Dal punto di vista del danno male, materiale è minore di un pugno in pancia, solo che dopo tre volte che mi butti il cappello, eh, gestualità tipiche dell'oltraggio mafioso, e poi mi tocchi la punta del naso e io ti scanno. Eh naturalmente questo lo dico nelle modalità con cui lo dice Papa Francesco che disse, dice, ma de di mia madre ti do un pugno in faccia sempre quindi con la benevolenza, con la tolleranza e con i 3.000 anni di civiltà che caratterizzano la civiltà medio-adriatica a cui noi apparteniamo allora se l'identità culturale, cioè lo specifico dei tesori che noi già abbiamo cioè non è che dobbiamo andare a trovare altrove Basta solo essere consapevoli su quali sensori siamo seduti e ciò che ci appartiene da un passato recente fino al passato più remoto. In altro modo, bisogna riappropriarci della consapevolezza storica, della filologia di ciò che abbiamo. Allora, sotto questo riguardo, chi ci deve venire a insegnare come trattare il maiale e quale maiale? Ma scusate, forse i giovanissimi che stanno con mezzo piede, non tutto, fortunatamente ancora, nella città tecnotronica capiscono semplicemente ciò che non è manco maiale, cioè è un prodotto invisibile truccato all'interno di un insieme che è sempre nato direttamente su. Un grande magazzino, tanto che adesso a Milano i ragazzi vanno a fare la gita scolastica in campagna per vedere che l'uovo non è nato in uno scaffale di un supermercato, ma esce dal sedere della gallina. Allora, siccome questa è una riscoperta dell'incredibile, il naturismo in una società virtuale in cui invece di avere rapporti reali ce l'hai sullo schermo, è chiaro che come primo problema e che ti tocca è quello di andare a vedere e toccare, un po' quello che stiamo facendo oggi. Ci siamo spostati, siamo venuti in campagna, gli odori diretti dell'erba della menduccia, la vista dei prati e della varietà dei prodotti, appena individuato, ho domandato al nostro ospite, dei sicciacchisti al maiale, e richiamo il nome che è nato nei nostri discorsi passati, Uporchiannat, il dialetto è una lingua superiore perché c'ha la selezione dei secoli. Traduciamo a beneficio di quelli che non la sanno, Uporchiannat è il porco che mangia le ghiande che è il fatto più naturale del mondo e che se anche beve adeguatamente è libero di pascolare, poi gli tocca anche la meletta marcia e altri residui, esce già in partenza. Un porco di livello superiore per il fatto stesso che è nato assecondando le condizioni naturali di sempre. Allora ho domandato, ma in questi boschi dove verrà fuori anche il laghetto, per cui il maiale che è ritenuto un animale sporco e invece. Il, la matrice del sapone, quando lo, con, lo confeziona adeguatamente. Quindi contiene in sé tante di quelle risorse che è in, in grado di sopravvivere con lo sporco. E ci insegna che cosa significa l'immunizzazione dagli attacchi patogeni, se sei in grado di convivere con poli sporco. E quello che si consiglia quando si dice non vi lavate continuamente le mani oppure non state continuamente a piare gli stessi antibiotici, se no. Vi immunizzate all'inverso, al primo attacco di patologie di influenza ci rimettete la pelle. Quindi c'è anche un giusto dosaggio di sporco per sopravvivere. Questo per incominciare a salvare il maiale anche da identità negative perché il maiale iperlavato che viene da fuori è quello che, poveretto, è stato scarnificato da un lungo viaggio. Il poveretto e gli sono cadute le setole perché il poveretto è malato alle origini perché ha mangiato le feci e i residui degli scarti dei medicinali. Degli ospedali, certo costa poco perché è stata allevata a costo zero. Questa non è una cosa che vi dico come rivelazione incredibile, è una cosa che sanno tutti perché, siccome sulle percentuali che sono state fatte tra gli allevamenti topici e poi gli smerci, viene fuori che persino Parma. Che ha tutti i suoi disciplinari, eccetera, su sei porci di Parma, uno solo è di Parma e cinque vengono da fuori perché, se no, non ridanno i conti di quanti se ne vendono e quanti se ne fanno. Allora, dicendo a Parma che noi riconosciamo che anche in quel mondo padano ci sta la sua autenticità e che se ne riappropri totalmente per favore noi invece che siamo stati molto espropriati ma che facciamo un vantaggio del nostro apparente arretramento nel senso che non ci siamo ancora rovinati con le cementificazioni quindi possiamo ancora recuperare ciò che siamo Adesso vogliamo con esperienze di questo genere, che io voglio intendere come esperienze pilota, come moniti di una linea di attività produttive, di consumo ma soprattutto di stili di vita, di identità forte, di consapevolezza e di orgoglio di ciò che siamo, di riappropriazione della nostra intera storia. In questo caso, come si fa? I ragazzi se lo ricordano, ne sentite parlare appena, parli dei ragazzi che oggi hanno 16 anni. Io che sono un ragazzo del dopoguerra a me non è che mi si debba insegnare molto perché il porco gli io lo mangio naturalmente perché era l'unica forma di avere un porco di classe allevato con pochi capi all'interno della masserizia oppure di una colonia che veniva macellato con certe procedure che veniva conservato con alcune caratteristiche. Io posso dire una cosa: una testimonianza di un settantenne che quel maiale lì. Che è un tesoro inestimabile, dopo un po' di tempo non l'ho trovato più, anche voler pagare tanto. Mi è capitato solo, racconto spesso agli amici, nelle conferenze, di andare in una boutique alimentare a scoprire che rispetto anche al miglior prosciutto che veniva da Parma, eccetera, eccetera, che veniva fuori. Sulle 20, 22, 25, 30 all'improvviso dicevo 80 euro, è una miseria, che oro. Quando ho domandato ho detto scusa, ma perché costa tanto? Questa deve essere una cosa incredibile. Cioè no, questo è il prosciutto del Guadalquivir, e eh, il Guadalquivir il sud della Spagna è la zona, si chiama l'Andalusia, perché era la Vandalusia, cioè il territorio dei Vandali, cioè l'estremo lembo della penisola dove erano andati a finire i, i barbari peggiori. Allora dico, ma che è successo in Vandalusia? Sono diventati super esperti che hanno resuscitato un maialo, un porco per eccellenza. Dice, no, è che là, proprio che è un po' arretrato in Vandalusia, sta molto solo, oggi allora ci stanno alcuni ruscelli ancora puliti, poi ci stanno un sacco di querci e quindi queste mangia le ghiande. Fregati! Cioè, io ho scoperto che io. Ad età matura dovevo andare in una boutique alimentare a pagare 80 euro ciò che da ragazzo mi toccava normalmente. Ma allora ero ricco e non lo sapevo. Io vi ho fatto questa piccola testimonianza per dare l'idea che tutto questo progetto, che sembra sofisticato, è un progetto elementare. Alzati, documentati, girati intorno. Ci vuole naturalmente il sapere prima, sia ben chiaro, perché se tu non lo illumini col senso della ricerca la consapevolezza della indagine che ti riporta le condizioni autentiche che non hai sotto mano, è chiaro che come fai ad agire. Ma una volta avuto questo, che non serve poi una cultura incredibile, studi incredibili, lauree, ma è semplicemente un po' di documentazione serrata su alcune fonti e anche molta esperienza diretta. Io, in più di una circostanza, le cose che ho potuto imparare, perché non è che facendo professore dell universitario da una materia sei onnisciente, sei ignorantone, come ci ricorda Socrate, quant'altri mai. Più ne sai, più ti rendi conto di sapere poche niente. E quando ho appreso queste cose, dopo aver avuto il contraccolpo della scoperta che ero. Uno reso invalido mentre ero un grande atleta vincitore di Olimpiade, non lo sapevo quanto ne ho 14 anni. Allora dico: ah, Signori miei, per riscoprire questo, ma mi fermo a fare delle belle chiacchierate. Io sono rigenerato di altri, che l'equivalente è l'Endelle lassù, nome è, è una collina con un paese, che tre melanzoni storie, pure lui, eccetera. E quando riandavo, dopo aver girato, per le varie esigenze della mia attività. E sono andato a parlare con le signore di 80 50, 90 anni, 78, che mi hanno insegnato semplicemente ciò che dovevo ricordare di selettivo per ristare alle condizioni consapevoli a 60 anni di ciò che mangiava normalmente quando ne teniamo 14. Quindi alla fine il processo è di dire approfittiamo di questa fase felice in cui ancora esistono le testimonianze orali di chi ce lo possono raccontare. Io ho imparato dai contadini, dalle vecchie signore che erano in grado di preparare in una masserizia per 40 persone, da... Ehm, ristoratori che ave anziani e eh, stagionati che avevano il senso di una tradizione in cui erano passati dalla campagna direttamente alla cantina e dalla cantina a un ristorante, ho avuto l'idea via via di ciò che accadesse e nel migliore dei casi. Sono stati in grado di avere quella base di fondo da cui poi decollare se è necessario per andare a fare sperimentazione, approfondimenti, studi anche sui libri e sulle fonti. Quindi la prima cosa è mettere in collegamento i giovani con i vecchi, in un processo fecondo di scambio reciproco di testimonianze e di esperienze, alla luce della filologia della ricostituzione di qual era il meglio dei prodotti nostri, perché non è solo un vezzo campanilistico di dire che in quella zona è bene mangiare i prodotti di quella zona e che in quella zona le cose che nascono sono date per quelle persone, perché le persone che sono nate in quel contesto sono automaticamente predisposte. Se volete scoprire il paradosso del problema, mettiamo che noi abbiamo una vocazione particolare a fare un maiale particolarissimo e facciamo certe cose che certe volte mi risogno perché non sempre le trovo, anzi diciamo pure non le trovo quasi mai, perché di tanto in tanto puoi andare alle boutique ti capita un posto particolare e felice come questo, ma ti capita poco. Si facevano quando si ammazzava il maiale l'8 dicembre alla concezione si facevano delle salgicette piccole 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 schiacciatine, che risalamino che diventavano stagionati quando con lo scoccetto dell'uovo te lo mangiavi a Pasqua e non potevi oltre, sennò diventava duro come una pietra. Ora, se tu prendi quel che è buonissimo, però invece di svilupparlo in un contesto in cui c'è una riappropriazione automatica, noi ci rendiamo conto, ma riprovare una cosa del genere quando lui. Felicemente ci auguriamo con grande successo e lui come precedente è ottimo per i giovani dando lavoro, dando ricchezza, dando produzione, dando benessere salutistico e dando sviluppo ai nostri tesori perché l'assurdo è che siamo ritenuti cafoni. Non perché siamo incolti, ma perché siamo inconsapevoli di quanto siamo importanti. Questa è la maggiore cafonaggine del mondo. Perché se no, cafone si autoproclamava Ignazio Silone, il quale diceva che, come i peones, come i beduini, cafone è una categoria dello spirito: è la grandezza di chi vive di fatica, di sudore e di conquista reale con le proprie mani. Immaginate quale importanza, più aristocrazia di quelle, dove andate a trovare. Mentre diventa ignoranza, e il termine può essere adoperato in senso spregiativo. Per dire che sei il proprietario di cose inestimabili. Apre e chiude un'apparenza McDonald's secondo voi credete che mangi McDonald's facendo il grande quadrino si fa venire con l'avio oggetto il salamino stagionato di Torano. No, è bene che si sappia, perché se no è un segreto che io parlo di tesori che li conosco solo io, no, li capiscono tutti, solo che noi non ci rendiamo conto e chi invece ha fatto soldi con meccanismi di altro genere poi lo sa bene la qualità del prodotto. Perché chi è di noi che non si sogna di, di bere? L'uovo della gallina appena fetata. Chi è che non se ne sogna? Ma chi è che non vorrebbe direttamente provare direttamente Lucace appena stata fatta? Ma, quindi, ma questo è un sogno di tutti. Domandate a chi gli pare se vogliono prendere un estratto di pomodoro che vede da lucide in cui ha fatto tutta l'Europa, un po' di Nord Africa, è ritornata con importazione falsificante per le penale alla traccia da dove arriva e se invece vada alla contadina e dice sti pomadori, mettemeli insieme e fammi cinque bottiglie, paga anche 2 euro. Quindi la vocazione al bisogno di qualità in una società dell'incurria dequalificante è ovvia. Solo che uno crede che debba andare a scoprire che lo sa dove. Sei tu, sei a casa tua, e la tua roba. Solo mettendo in contatto i vecchi che ne hanno memoria e sono ancora produttori, in una comunicazione fitta, documentata, filologica, per ricostruire sia l'asse principale, sia le varianti, perché dopo alla fine, eh, eh, mi intervistano a decine e adesso vado a fare certe volte questa operazione, non è che ti danno una sola versione, però in quella versione ci sta le varianti, ve ne dico una sola, in cui l'una migliora l'altra. Le virtù a diventate buone cammin facendo col sistema dell'autoregolazione reciproca, perché siccome era un pasto comunitario nei vari rioni di Teramo, tutte le famiglie, dopo che l'avevate mangiate... Faceva la provatura, cioè con il buzzonetto le al vicinato, lo vicinate glielo rimandava. E siccome ognuno sapeva di tutti, nell'incrocio reciproco c'era quella cena etnica della convergenza del meglio l'uno all'altro. Quindi, altri che gli giapponesi, la total quality di Toyota, se mi inventate noi il total quality, che la provatura non, non era, era l'autocorrezione comunitaria. e questo che va incentivato per vivere meglio, per riappropriarci di autentici tesori. Per valorizzare il territorio, se no, e diciamo, ma è un po' spopolato. Ringrazio Dio che ce ne sta poco ci stanno dei luoghi dove ci sta una densità della popolazione che non si può campare e allora approfittiamo dei nostri svantaggi. e la solita. Nota considerazione di fare ricchezza di alcune arretratezze perché dove c'è il problema c'è la possibilità di soluzione, dove c'è saturazione è come la sovrapproduzione dice: ce ne sta troppo troppi frigoriferi, fermo che buffa, le mette le, le magazzine nelle venne dove invece va dagli schimesi. E gli dici per la prima volta non lo frego rifle, perché quelli sta già a posto, ma gli dici che ci sta un calorifero, lì ti può sembrare bene, non ne te mangone, quindi il succo del nostro discorso e che innanzitutto ci riappropriamo di noi stessi. Questo fa bene anche dal punto di vista comunitario di ciò che ci rappresentiamo essere, dei nostri scambi, del nostro arricchimento non solo materiale perché ci offriamo roba buona l'un l'altra, ma perché ci arricchiamo della consapevolezza colta, consapevole di cose, di qualità di cui ci rendiamo conto che sono delle eccellenze ineguagliate. Dice, ma ci stanno le eccellenze guagliate anche altrove. Poi ce le scagniamo. Ma non è che mi, mi piace la roba schifosa tua e ti piace la roba buona mia. Quindi io voglio avere uno scambio paritario, reciproco, amichevole, ma mi vorrei tutelare tantissimo dall'espropriazione della mia salute, dei miei beni e soprattutto delle mie stesse ricchezze che vengono annullate il principio della varietà biologica per cui dobbiamo ripristinare il massimo numero di varietà di sementi, il massimo numero di varietà di specie, il massimo numero di procedure di confezione della carne, ecco perché parlo di una filologia centrale la ventricina secondo un disciplinare importante ci avranno uno schema fondamentale dopo ci saranno un serie di varianti si come se fa le varianti le proviamo null'altro, quelli quello che ci piace ci mangiamo non conta avere solo una pietanza sola che dopo che li mangiate 60 volte ti sato e più e non conta dire vario in continuazione ma vario a un livello di eccellenza non che vario che una volta mangiate una cosa buona e dice volte sono costretto a mangiare una carne di maiale che devo prendere un discount perché pure i supermercati mi va male perché non ci stanno i soldi per poter accedere. I negoziati, piccoli selezionati, ci possono andare pochi se sono botteghe. L'unica cosa che sta crescendo sono i discount dove ti direttamente dentro un cellophane sotto la con la mezza farmacia per conservare. Una carne di un morto lo vedi dal colore, ma che è una fetta di prosciutto? Ma che ti mattite? Ritaglia una, una coscia di tuo nonno morto è la stessa cosa. Ora io te lo voglio dire in un modo amichevole, caro amico che mi stai ascoltando, dicendo che il professor Char, avendo una certa età, sarà pronuta all'università, però ha diciamo, alcuni momenti un pochino. Capito? O brillanti oppure arteriosclerotici. ecco io voglio avvertire che l'arteriosclerosi ce l'ho da piccolo quindi non mi meraviglio, in quanto mi ci sono abituato, e ce l'ho cronicizzato quindi non guai a quelli che è scoppiato. Ma però, dal punto di vista di questa arteriosclerosi, si chiama anche intelligenza emotiva, cioè l'entusiasmo di scoprire che siamo aristocratici importanti e che dobbiamo essere consapevoli. Di produrre, consumare e dare anche agli altri il meglio che già siamo. Certamente il prodotto topico per me è l'espressione di un territorio territorio con tutta la sua storia. Io non voglio assolutamente rubare il mestiere al professor Schader, perché sarei un presuntuoso incompetente, ma il territorio va recuperato attraverso la nostra storia. L'Italia, per una serie di motivazioni, c'è una signora anziana che dice che il Padre Eterno ha fatto il mondo e poi ce lo ha fatto scegliere, perché l'Italia ha una serie di microclimi irripetibili nel mondo che danno la possibilità alle nostre coltivazioni, ai nostri allevamenti, qualcosa di particolare che non è copiabile nel mondo. Noi siamo abituati a fare ctrl c e ctrl v e copiamo tutto. Queste cose non si possono copiare perché sono l'espressione di un territorio. E chiaramente il porco iannato non era una scelta tecnica dei, degli allevatori, era una necessità, non c'era possibilità di, di eh, alimentarli in qualche altra maniera: erano i residui della cucina, la lavatura di varie volte dei piatti, non c'era la lavastoviglie. E quindi si scaricava nel posto dove i maiali potevano abbeverarsi e mangiare. E quindi era una scelta obbligata che però dava eh, questa particolarità a questo splendido animale. Io ricordo in gioventù che il rimedio contro la puntura della zanzara era lavarsi con un pezzo di sapone fatto con il grasso di maiale perché conteneva al suo interno tutte quelle sostanze che permettevano di curare queste punture d'insetto. Adesso si usano tante cose, tanti eh, prodotti fatti con eh, cortisone o altre storie di questo genere e ci danno l'impressione che basta metterci un po' che tutto si risolve. Però il nostro corpo assume qualcosa di cui potrebbe tranquillamente fare a meno e non utilizzare. E chiaramente questo prodotto topico può diventare l'espressione di un territorio ma noi dobbiamo recuperare la nostra fierezza su queste cose e dobbiamo prima di tutto consumarlo noi. Non possiamo fare un olio di qualità, venderlo e noi andare a comprare un olio al supermercato a 3,50 euro di cui non si sa né la provenienza, non si sa il tipo di olivo e come è stato trattato. Questo dobbiamo recuperarlo perché noi ci dobbiamo volere bene, cioè la nostra salute è la cosa più importante. L'alimentazione influisce in maniera particolare sulla salute delle persone e quindi è opportuno che facciamo una prevenzione nei confronti della nostra vita perché poi altrimenti pagheremo in qualche modo la nostra trascuratezza.